Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Questa era la parata vita dallo spazio. Ma cosa hai pensato del discorso di Putin, Tommaso Cerno? Tu che non solo sei un grande conoscitore della Russia, ma sei anche russofono. Sei uno dei pochi forse che l'ha ascoltato in lingua originale. Era impossibile perché praticamente l'hanno dato solo in Occidente. No, penso che dobbiamo smetterla di essere quelli l'Occidente del giorno dopo. Cioè noi abbiamo passato 3 settimane, 1 mese a scrivere il discorso di Putin. Abbiamo detto cosa avrebbe detto, perché l'avrebbe detto, che cosa sicuramente non poteva non dire, il rischio che dicesse questo. Poi l'abbiamo commentato, poi lui è andato lì, ha detto esattamente quello che ha detto il 24 febbraio, mandando un messaggio a chi ancora sta trattando sotto traccia con lui, cioè per me si può tornare a discutere da lì, e noi siamo rimasti delusi. Abbiamo festeggiato il compleanno dell'Europa con 1 minuto e mezzo nelle televisioni, giusto perché si doveva, e abbiamo guardato la parata di Mosca molto più dei russi, perché i russi hanno 11 fusi orari e anche per motivi tecnici l'hanno vista meno di noi. Cioè, noi dobbiamo tornare a capire non ci capiamo niente chi ancora siamo e cosa stiamo facendo. Cioè, ieri era folle sentire come fossimo rimasti quasi delusi dal discorso di Putin. No, ma cioè noi dobbiamo ricominciare ad ascoltare ciò che succede e non a spiegare prima cosa sarà detto e cosa dovrebbe succedere. Cioè Putin non ha mai pensato di dire la guerra totale. Troppa bocca e poche orecchie per fare la pace. E questo è un rischio gigantesco. Bisogna anche ascoltare. Noi abbiamo sempre la verità in tasca e non ne abbiamo beccata una dall'inizio della guerra. Eravamo quelli che dicevano che era impensabile che lo facesse, poi che doveva finire subito e adesso che avrebbe scatenato la terza guerra mondiale. Vogliamo tornare ad ascoltare? E se perché ascoltiamo, dimmi cosa ha detto Putin realmente. Ha fatto che vuole lo la stesso Donbass. Identico discorso del 24 di febbraio, che per noi è un problema gigantesco, perché per noi il 24 di febbraio è successa una cosa drammatica che dobbiamo condannare. Per lui, il 24 febbraio, la Russia è passata alle maniere forti. Questo significa che siamo esattamente al punto di partenza, ma l'Ucraina no. Sono morte decine di migliaia di persone. C'è una ferocia quotidiana che comincia a far cambiare canale alle persone rischiando l'oblio per di odio. Bravo. No, anche perché mentre noi oggi parliamo di tutti della parata e dell'incontro Biden-Draghi, sabato Angelici ha riproposto le immagini girate questa mattina presto e ti posso assicurare che era corpi, guarda, l'orrore. Concludo dicendo questo, io ho una paura. La Russia è un posto gigantesco che va da Anna Karenina a Gengis Khan. Noi conosciamo Anna Karenina, conosciamo la Russia che guardiamo vicina sulle nostre carte geografiche. Io penso che la Russia si stia ribaltando e stia diventando più Gengis Khan, stia guardando il mondo in un altro modo. All'Oriente. E che quindi è evidente che questo comporta che la pace si farà non soltanto sul tavolo dell'Ucraina, ma penso anche che sia necessario che nasca, e nelle parole di Macron ho sentito questo, un'Europa post-americana, cioè allineata sui valori dell'Occidente, ma come ha detto Letta, diventata adulta. Sì, adulta, che però si è dimenticata di figli e nipoti. E questo non è un buon modo di essere adulti. Allora,